Allora, mister, buongiorno. Vigilia della trasferta di Andria, come ci arriva il Catanzaro dopo il fantastico 4-0 rifilato alla Turris? Arriviamo bene. Abbiamo fatto una buona settimana e abbiamo cercato di preparare questa partita nel miglior modo possibile. E incontriamo una squadra sicuramente affamata di punti, che si metteranno tutto in questa partita per cercare di ottenere il risultato. Noi da parte nostra saremo impegnati su una seconda trasferta, quindi di conseguenza c'è da stare concentrati, molto attenti alle cose che dobbiamo fare. Dobbiamo lasciar perdere, diciamo, l'entusiasmo che abbiamo avuto a Torre del Greco e concentrarsi per tirar fuori una grande prestazione. Dall'elenco dei convocati manca Situm, che problema ha avuto, quando ce l'ha avuto? Ma lui ha avuto un fastidio a un polpaccio, un po' di affaticamento. È chiaro che quando alterni sintetico a campo in erba, insomma, qualche problema di questo tipo qua può venire fuori, però diciamo, è un discorso di, a livello precauzionale, per non rischiare di avere problemi poi magari più importanti. Cáceres è pronto eventualmente a sostituirlo, oppure comunque ci sono altre soluzioni, le ha già provate nelle partite precedenti? Beh, è chiaro che ci sono alternative, ci sono Panos, possiamo anche riproporre Tendardini, che non ci dimentichiamo, insomma, che è stato uno dei migliori in campo quando ha giocato titolare, quindi bene o male le alternative ce le abbiamo sempre. Mister, te lo diceva prima, seconda trasferta consecutiva alla quale il Catanzaro arriva molto bene. Adesso noi in settimana ci siamo un po' sbizzarriti con numeri che lasciano un po' il tempo che trovano, però dimostrano il fatto di un Catanzaro che in questo momento sta benissimo. Bisogna confermare questo momento. Naturalmente anche in questa occasione le chiedo se, appunto, più che la qualità dell'avversario, insomma, da temere un eventuale calo di tensione da parte del Catanzaro. No, noi abbiamo un obiettivo a lungo termine, non è un obiettivo, diciamo, di queste partite, quindi la concentrazione massima è per quell'obiettivo. Siamo ben coscienti che abbiamo squadre anche più forti di noi, tipo Crotone, Pescara, che ce li abbiamo lì. Noi in questo momento qua siamo bravi, fortunati, e sono soprattutto bravi i giocatori a interpretare bene in questo momento qua le cose da fare in campo. È chiaro che dobbiamo avere sempre delle conferme sotto l'aspetto della maturità della squadra, e quindi di conseguenza non ci devono stare cali di tensione, come giustamente ha detto lei, e bisogna mantenere sempre quell'equilibrio mentale che ti porta poi a tirar fuori sempre le migliori prestazioni. E quindi questa sicuramente è una partita dove ancora una volta ci dovrà dire effettivamente la maturità di questa squadra, la consapevolezza delle nostre qualità, e di affrontare proprio col massimo delle forze questa partita. Due cose. La prima, lo abbiamo detto, no? Questa è una rosa di 24 potenziali titolari. Lei sta facendo, insomma, girare più o meno, per quanto è possibile, naturalmente, tutti quanti. Il pericolo, insomma, tra virgolette, naturalmente, potrebbe essere quello, magari, a un certo punto, di trovare giocatori scontenti, di quelli che hanno giocato meno. Insomma, ecco, se da una parte è certamente un grandissimo vantaggio avere 24 potenziali titolari, dall'altro però, insomma, ecco, riuscire a gestire quelli che giocano meno potrebbe essere forse sul lungo periodo un po' più difficile, no? Come la vede lei da questo punto di vista? Sono state fatte delle scelte iniziali sotto proprio questo aspetto qua. In questo momento qua oggi viene a mancare Situm, ma chi lo rimpiazzerà è un titolare, quindi non è che ci dobbiamo preoccupare di un problema che abbiamo. Abbiamo la consapevolezza di questo. Io quando vi ho detto in queste settimane che effettivamente non ci sono 10-15 titolari, ma ne sono 23-24
24, quindi in linea di massima questo lo sa anche la squadra, cioè, noi voglio dire, siccome lo sapete voi quanto è importante l'obiettivo finale, quindi di conseguenza sappiamo che c'è bisogno di una rosa di questo tipo qua, come d'altronde le hanno le altre squadre, perché comunque voglio dire, non ci dimentichiamo che siamo a pari punti con il Crotone, cioè abbiamo un punto dietro il Pescara o due mi sembra, quindi di conseguenza siamo lì, il campionato è lunghissimo, abbiamo fatto nemmeno un quarto di campionato, abbiamo fatto pochissimo ancora, siamo agli inizi, il campionato è lungo, ecco perché poi chiaramente ci saranno dei cali di forma, ci saranno dei problemi durante tutto l'arco del campionato, questo dobbiamo essere diciamo consapevoli di questi, dobbiamo mettere in conto dei problemi che magari possiamo avere lungo il percorso, ecco perché c'è bisogno di forza, c'è bisogno di qualità e quindi di conseguenza tutti fanno parte del progetto. Se si ha diciamo questa attenzione da parte di ogni singolo giocatore è chiaro che viene meno il problema della gestione, poi se si ragiona in senso individuale è chiaro che il concetto poi viene accentuato e questo è l'errore che non dobbiamo assolutamente fare. La seconda cosa che le chiedo è questa, fino a questo momento il Catanzaro ha avuto, ancora una volta però lo dico tra virgolette, un calendario più morbido decisamente rispetto ad esempio al Crotone, rispetto al Pescara, adesso ancora ci sono un paio di partite in cui il Catanzaro incontrerà squadre diciamo così tra virgolette di seconda fascia, poi inizierà tutto un periodo in cui il Catanzaro avrà una serie di scontri diretti. Allora le chiedo innanzitutto se lei è curioso di vedere il Catanzaro scontrarsi contro le squadre sulla carta più forti e se insomma quello che in questo momento è sembrato essere un vantaggio poi può essere invece insomma un piccolo problema, appunto avere in sequenza tutte le partite più difficili. No, l'errore che non dobbiamo fare è quello di ragionare sul futuro. Noi adesso abbiamo l'Andria, quindi dobbiamo dare il massimo che possiamo dare in questa partita. Di partita in partita si andrà a valutare la situazione. È chiaro che le dobbiamo affrontare tutte, prima o dopo, insomma cambia poco. È chiaro che gli scontri diretti incidono tanto nel risultato finale, però dobbiamo essere tranquilli e ragionare di partita in partita. Vedrete che durante l'anno ci sarà da battagliare, insomma. L'anno scorso la partita d'Andria, se non ricordo male, si è giocata su un campo in condizioni abbastanza pietose. Adesso non so di preciso come sono, però potreste trovare un campo diciamo non all'altezza della situazione e anche della qualità del gioco che esprime il Catanzaro, se la preoccupa questo aspetto. E poi le volevo chiedere come sta Martinelli, che ha avuto anche qualche problema gastrointestinale in settimana e a Torre del Greco era uscito prima per un fastidio al ginocchio. Allora, questo è un discorso che ho fatto alla squadra in settimana. L'anno scorso è stata una partita dura lì ad Andria, una partita dove effettivamente siamo riusciti a vincere, ma a fatica, facendo diciamo di necessità virtù, perché comunque effettivamente si poteva giocare poco su quel campo là, loro si erano difesi molto molto bene. Ma noi, e queste sono le problematiche di questo girone, perché trovi ambienti particolari, trovi ambienti infuocati, trovi campi diciamo non perfettamente diciamo adeguate per poter giocare tanto la palla. Questo è un discorso che abbiamo messo in conto in settimana, ma noi o con le buone o con le cattive bisogna sempre portare a casa il risultato. Cioè, secondo lei saranno decisivi gli scontri diretti? Ti piace sempre andare oltre, no? Bisogna vedere. Perché la sensazione è che il campionato non sia grandemente competitivo, cioè insomma ci sono 4-5 squadre obiettivamente forti, il resto insomma non mi sembrano, poi mi sembra che ci sia stato un certo livellamento verso il basso del campionato. Allora volevo capire se era vero e se poi appunto la questione si risolverà negli scontri. No, io le dico questo, se siamo noi bravi come è stato fino adesso la squadra, le partite possono sembrare tutte facili, se riusciamo diciamo a fare quello che c'è da fare in campo
può sembrare tutto facile, ma Girone C per la sua storia ci dice proprio che invece le partite più semplici possono riservare diciamo dei brutti risultati. Perché? Perché qua, oltre ai valori tecnici, in questo girone qua contano anche molto l'agonismo, conta molto l'applicazione, bisogna metterci sempre tanta umiltà. È facile che puoi incorrere in partite sbagliate per mancanza di applicazione, per mancanza, molte volte i fattori tecnici si vanno ad azzerare, puoi incappare a tutte, sia a noi sia alle altre squadre che stanno lì davanti, che sono un po' più attrezzate, però ripeto, niente è scontato in questo girone, questo dobbiamo sapere, dobbiamo metterlo in conto e noi da parte nostra dobbiamo cercare di... Faccio l'esempio per spiegare, la partita di Cerignola è una partita che ci ha detto che noi sicuramente sotto l'aspetto tecnico eravamo superiori, poi ci sono stati degli eventi particolari che ci hanno portato ad azzerare l'aspetto tecnico e a perdere due punti, quindi di conseguenza bisogna vedere quando si arriverà agli scontri diretti e vedere un attimino com'è la classifica.